Buonasera agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con Vittorio Emiliani per i suoi ritratti dei maestri da ricordare. Vittorio Emiliani, come sapete, è stato direttore del quotidiano romano Il Messaggero, è stato membro del consiglio di amministrazione della RAI. Vi stiamo segnalando un suo libro in queste settimane, il cui titolo è il seguente: Roma capitale malamata, edito dal Mulino. Allora, Emiliani, lo abbiamo detto già brevemente giovedì mattina, prima della rassegna stampa di Radio Radicale. L'appuntamento di questa settimana è con Giorgio Nebbia. Di chi si tratta? Giorgio Nebbia, che è scomparso nei giorni scorsi a Roma, a 93 anni, è stato uno dei principali fautori di una nuova ecologia, cioè di una vera ecologia che affrontasse i problemi dell'ambiente, degli inquinamenti di ogni tipo, acustico, atmosferico, idrico, delle sofisticazioni alimentari e di tante altre cose. Ed è stata una delle colonne d'Italia Nostra anche nella fase più bella storicamente di questa associazione, quella presieduta da Giorgio Vassani e negli anni 60 con il segretario generale Bernardo Rossi Doria. Giorgio Nebbia nasce a Bologna nel 1926 e si laurea in chimica nella sua città, ma si dedicherà prevalentemente a una scienza che può sembrare oscura, la merceologia, la scienza delle merci, lo scambio delle merci, che peraltro è importantissimo perché lo scarto delle merci finisce fra i materiali inquinanti, quindi c'è un rapporto molto stretto fra il tipo di gestione delle merci e un tipo delle merci arrogante, paleocapitalistico, senza nessun rispetto per l'ambiente, e invece un trattamento delle merci e quindi dei loro cascami, dei loro residui, che invece rispetti il più possibile l'ambiente e non lo devasti. È stato uno dei primi, un uomo io l'ho conosciuto molto bene perché lui collaborò a lungo al Giorno dove io lavoravo, poi lo fece collaborare ovviamente al Messaggero, anni più tardi. Era un uomo cordiale, mite, sorridente, con un'aria sempre semplice, ecco, non si dava assolutamente aria, ed era pronto ad aiutare tutti, tutti i giovani che volevano fare dei programmi ambientali, chi lo faceva scrivere su piccole riviste anche o su fogli che andavano per pochi. Pensate che nella sua lunga vita, peraltro anche se da qualche anno era meno attivo, ovviamente Giorgio Nebbia ha scritto oltre 2000 articoli sulla stampa quotidiana, principalmente sul Giorno, sul Messaggero, su Unità, Manifesto e la Gazzetta del Mezzogiorno, e oltre 1260 altri articoli su molte decine di piccoli periodici di provincia. Quindi un'attività che pubblicistica veramente frenetica quasi. Lui che era invece un uomo poi pacifico, in questo devo dire molto bolognese come comportamenti, lento, un po' pesante nella camminata, sempre sorridente, mite, devo dire. Ecco, Giorgio, io lo conobbi bene perché collaborava alla pagina della scienza e della tecnica del Giorno, che era stata inventata da Antonio De Falco e che ebbe il merito di far scrivere su questa pagina alcuni dei cervelli più avanzati, penso a Silvio Ceccato per tutta la tecnica che poi passerà anche informatica, penso a Adriano Buzzati Traverso per la microbiologia, che fino allora è rimasta irretita da una cultura bigotta, cattolica, arretrata, e che ovviamente Buzzati Traverso e Luca Cavalli Sforza, che si può considerare un suo allievo, hanno sbaraccato con tutta la teoria sui genomi. Collaborava anche Giulio Vacaccaro, che è stato un medico della Bassa Lunigiana, che è stato uno dei primi, un giorno forse ne parleremo, a proporre la medicina preventiva
la medicina sociale. E Giorgio Nebbia. Giorgio Nebbia che si occupava da tempo dei problemi dell'acqua, mi ricordo, fin da giovane. E rammento che il direttore Italo Pietro era molto sensibile a questi discorsi sulle risorse. Mi ricordo che, letto l'articolo di Nebbia, mi disse: devi fare un'inchiesta sull'acqua, molta e inquinata al nord, poca al sud, e magari inquinata anche quella. E ovviamente per questa inchiesta Giorgio Nebbia fu un riferimento fondamentale. Lui aveva cattedra, e l'ha avuta sempre, di merceologia all'Università di Bari, quindi conosceva il dramma anche della sete del sud in maniera molto diretta. In quel periodo si occupò molto anche di salazione e di altre forme di captazione e di economia dell'acqua, quindi in tutti i modi, con un attivismo veramente straordinario, perché era un uomo di grande generosità, privo di narcisismi, capace di aiutare tutti i ragazzi che volevano occuparsi, e allora si occupavano, l'ambientalismo aveva avuto una grande stagione, di cui Giorgio Nebbia, Fulco Pratesi, Gianfranco Amendola, Virginio Bettini, Antonio Cederna, Mario Fazzi e tanti altri sono stati veri e propri promotori e protagonisti. Un'epoca che rimpiangiamo, anche perché i giornali allora se ne occupavano di più, bisogna dire la verità. Ho citato Il Giorno, c'era un direttore, il giornale Dell'Eni, che era un grande inquinatore, e però Pietra era un uomo sensibilissimo ai problemi dell'ambiente, ne scriveva spesso, e dell'agricoltura, che l'ambiente con i pesticidi, gli erbicidi e altro stava veramente bruciando, perché sono stati un carico terribile, e però anche altri giornali, per esempio Antonio Cederna scriveva sul Corriere della Sera che non era ipersensibile a questi problemi, anche se ne scriveva pure ad Alfredo Todisco, e però con grande libertà. Lo stesso può dirsi di Mario Fazio, che pure scriveva sul quotidiano della Fiat, La Stampa, Vittorio Rapponi sull'Avanti, Alfonso Testa sul Paese Sera, Vittorio Rapponi sull'Avanti. E allora, l'unità era un po' più altalenante, però c'era un grande personaggio a sinistra che va affiancato a Giorgio Nebbia in questa cosa fondamentale, che è stata certamente una grande protagonista delle battaglie ecologiche, cioè Laura Conti. Laura Conti è un personaggio al quale bisogna dedicare poi una puntata, ma è stata veramente una donna di grande forza, di grande energia, di grande tenacia nella lotta alla diossina, per esempio, dopo Seveso, ma anche prima. Anche prima, perché a un certo punto si scoprì che l'acqua delle risaie era altamente inquinata dall'atrazina, e con una certa disinvoltura il ministro Zaccattin cosa fece? Alzò l'indice, il grado di tolleranza della trazina, e buonanotte. Ma quello che è grave, che mi ha raccontato uno scienziato recentemente, è che la trazina è rimasta sul fondo della falda, non è affatto scomparsa, non si è diluita. È un problema che tuttora esiste nelle falde acquifere del Vercellese, del Pavese, del Novarese, del Milanese, cioè delle zone che hanno sono state più trattate con gli erbicidi per sostituire in questo lavoro manuale delle mondine. Ora, Giorgio Nebbia quindi è all'avanguardia, scrive moltissimo sul bollettino d'Italia Nostra, in quel periodo molto attiva e a tutto campo, ed è uno dei giovani scienziati che si occupa anche di frodi alimentari, riuscendo a provocare interventi di controllo e a creare un sistema di controllo che oggi è francamente un sistema di controllo efficace, nonostante le mille furbesche scappatoie. È il momento, per esempio, dell'inquinamento dello spaccio di vini, che erano
tutt'altro che vini, era acqua con dei vinacci a taglio, addirittura con delle sostanze chimiche. Io ricordo un produttore dell'Oltrepò, in realtà immigrato da Riposto in Sicilia, che produceva tutti i vini italiani. Cioè produceva anche il Lambrusco, il Sangiovese, anche l'Albara, cioè vini anche rari. Lui li produceva tutti perché diceva la sua teoria di mercato era che bisognava soddisfare tutti i gusti italiani. Quando scaricava le cisterne sul Po, lo scriveva sempre Gianni Brera, grande cronista sportivo, però anche attento a questi problemi, perché anche grande specialista di vino con il suo maestro Luigi Veronelli, di cui abbiamo parlato, il Po si inquinava per chilometri e chilometri. Eppure ci vuole degli anni prima di riuscire a combattere efficacemente queste forme di inquinamento, fino allo scandalo abbastanza recente in fondo del metanolo, fra l'altro tossico, altamente tossico, nei vini, che ha dato una svolta all'industria vinicola italiana, artigianato vinicolo, che hanno prodotto ormai i vini che hanno più mercato nel mondo, giustamente perché sono vini di eccellente qualità, ma c'è voluto uno scandalo vero e proprio, provocato da uomini come Giorgio Nebbia. Giorgio Nebbia era ovviamente anche antinucleare e fu uno dei pochi scienziati che negli anni, fine degli anni 70, alla conferenza di Venezia sulla sicurezza nucleare, si dichiarò apertamente antinuclearista e promotore di un movimento contro una forma di energia, scrisse che non è né economica, né pulita, né sicura. Ovviamente, addirittura scatenato era contro gli armamenti nucleari, come in questo caso molti altri. Un'altra grande battaglia che lui combatté fu quella contro l'ACNA di Cengio. Oggi l'ACNA di Cengio non dice più molto, ma fino a non moltissimi anni fa, 20, 30 anni fa, era considerato uno dei cancri dell'ambiente in Italia. L'ACNA di Cengio, che si trova in Val Morbida, provincia di Savona, ma al confine col Piemonte, era uno stabilimento nato addirittura nell'Ottocento per la produzione di polvere sparo e anche di proiettili. Era diventata poi una fabbrica chimica che produceva vernici, produceva anche altri elementi altamente inquinanti. Ora, è stato un flagello vero e proprio l'ACNA per tutta la Val Morbida, tra l'altro la valle di Vigneti, che erano avvelenati dalle polveri e le acque della Morbida erano talmente inquinate che non solo si andava in profondità, il fango inquinato andava in profondità nel letto del fiume, ma le rive della Morbida erano praticamente bruciate dall'inquinamento per 20-30 metri di larghezza rispetto al corso del fiume. Me ne sono occupato anch'io perché ogni 6 mesi, 3 mesi c'erano grandi manifestazioni di vignaioli e non solo che chiedevano la chiusura di questo stabilimento, cosa alla quale si opponeva il sindacato perché l'ACNA aveva qualche migliaia di operai, ma senza però riuscire mai a trovare una soluzione di compromesso che riducesse o azzerasse l'inquinamento e quindi evitasse questo disastro, questa devastazione dell'agricoltura. Un'altra battaglia fu nei confronti dei fanghi al fosforo del petrolchimico di Marghera, proponendo alternative che tra l'altro contribuirono a spostare parte del sindacato su una proposta positiva e partecipava instancabile a tutti i gruppi di lavoro. Sui fanghi di Marghera c'è un episodio che riguarda il messaggero di proprietà Montedison, al quale collaborava lo storico pretore d'assalto Gianfranco Amendola. Gianfranco Amendola un giorno mi scrisse un articolo contro i fanghi di Marghera sul giornale della Montedison. Devo dire che io non ebbi telefonate di rimprovero per questo articolo di un nobile collaboratore, potevano farlo, non lo fecero, però risposero il giorno dopo con una conferenza stampa in cui difendevano in parte questa
indifendibile fabbrica di Marghera. Però, insomma, fece un atto molto corretto. A quel punto mi telefonò Gianfranco per dirmi: Vittorio, io vorrei replicare. Dico, francamente, hai scritto la tua, loro ti hanno risposto, adesso scriverai più avanti. Ma mi sembra che trasformare il giornale Messaggero in una palestra contro l'inquinamento di Marghera sia eccessivo. In fondo, mi fa che siano stati molto così aperti alla nostra autonomia di valutazione. Ecco, Giorgio Nebbia era in tutte queste battaglie, sempre presente, anche perché era uno scienziato vero, era anche uno storico dell'ambiente, perché lui si era formato su quel Lewis Mumford che è stato, che abbiamo già citato varie volte, gli Olivetti, degli Olivettiani, e che è stato sociologo americano, sociologo storico americano, che di matrice libertaria, che ha veramente improntato di sé tutta una più di una generazione di giovani studiosi e anche politici. Giorgio Nebbia era molto legato a Mumford, ne ha scritto anche, perché riteneva veramente che avesse gettato le basi di una nuova visione dei rapporti fra città e campagna, avanzando delle proposte sempre molto stimolanti e suggerendo nuovi indicatori della bellezza urbana e del benessere. In questo ispirato, l'ho già detto l'altra volta, da alcuni pensatori anarchici, libertari, come un imprenditore socialista inglese, Robert Owen, nato addirittura nel 700, come il grande geografo e sociologo principe russo, Piotr Kropotkin, vissuto per lo più in Inghilterra, autore di un fondamentale tuttora volume su uomini, campi e officine. Su un altro biologo, economista, urbanista scozzese, Patrick Geddes, che Mumford considerava il suo vero e proprio maestro spirituale. E devo dire che Giorgio Nebbia, in occasione della morte di Mumford, che era vissuto anzi del centenario della nascita nel 95, Mumford era nato nel 1890, quindi campò tanti anni, campò molti anni. E sempre vivace con questi suoi libri sulle città in particolare, che rischiavano di trasformarsi, fu una sua bella immagine, da metropoli e megalopoli in necropoli. E una sua allieva, Jane Jacobs, scrisse un bel libro intitolato Necropolis. Lei mi racconta che Mumford era la persona più antiaccademica che si potesse immaginare, era apertissimo agli studenti, al discorso con loro, e pur instancabile critico dell'arroganza capitalistica degli anni 50 e 60 del Novecento, fu letto moltissimo e con profitto nelle università italiane, perché non era un estremista come Marcuse. Mumford addirittura era partito, voglio dirlo, perché è scienziato vero, dal paleolitico, poi è passato al neolitico, rivoluzione secondo lui, perché era il momento in cui gli uomini, i nostri antichi progenitori, avevano deciso di fermarsi, di costituire delle comunità stabili, di coltivare quelle specie di piante, di allevare alcuni animali. E con effetti rivoluzionari, perché il neolitico ha introdotto il concetto di proprietà privata dei campi, dei pascoli, degli animali, ha portato alla formazione di una classe dominante e anche ovviamente di una classe subalterna. Però quello a cui lui tendeva era ovviamente allo sviluppo, perché siamo ancora in parte, diceva, ad una forma, qua forme paleolitiche spesso, di capitalismo, una nuova era neotecnica la chiamava, che portasse quindi tutti i benefici della tecnica, della tecnologia dentro l'economia, ovviamente secondo una visione pacifista che portava al disarmo bilaterale, che fu una grande, che adesso è in pericolo e che invece fu un grande risultato della conferenza di Helsinki, alla quale parteciparono i maggiori anche studiosi del tempo,
che ebbe tra i protagonisti, fra l'altro, due diplomatici vaticani, come il segretario di Stato Agostino Casaroli e il ministro degli esteri Achille Silvestrini. Ora, quindi, un grande maestro tutto campo, direi, Nebbia, proprio perché si è occupato fruttuosamente di tante, tante cose. Io vorrei un attimo tornare alla Borbida per dire quanto poi sia importante anche il contributo dei letterati. A questa campagna, almeno finché visse, non visse molto purtroppo, partecipò anche un grande scrittore, Beppe Fenoglio, che in Un giorno di fuoco, uno dei suoi libri più belli, pubblicato da Einaudi, fa dire a un personaggio: hai visto Borbida? All'acqua color del sangue raggrumato, perché porta via i rifiuti delle fabbriche di Cengio e sulle rive non cresce più un filo d'erba. Un'acqua più porca, avvelenata, che ti mette freddo nel midollo, specie a vederla di notte sotto la luna. Il paesaggio. Come d'altra parte io ricordo le acque di Marghera, ma le acque di Marghera, fatte tante volte in motoscafo, fare i giri, vedere la zona industriale, erano acque di un verde traslucido, che non aveva niente a che fare col verde del mare, vero, era un verde industriale. Oppure le acque della Solvay, no, di Rosignano, dove il mare, la spiaggia era bianca completamente, e il mare aveva questo azzurro totalmente innaturale. Tornando a Giorgio Nebbia, che è stato anche per due legislature parlamentare della sinistra indipendente, molto presente, molto attivo, molto incisivo nel suo lavoro, perché prendeva tutto con grande responsabilità, sorridente, ma anche molto, molto rigoroso nei suoi comportamenti. Ora, aveva tradotto anche in Italia, possiamo dire, il verbo di un altro maestro americano dell'ecologia, Barry Commoner, traducendolo, ecco, quello che Nebbia non ha scritto molti libri, ha scritto migliaia di articoli, ma si è un po' forse disperso in questo piuttosto che darci un testo suo. Ci sono alcuni suoi libri, ma bisogna andarli poi a pescare presso editori come l'ultimo di Manfredonia, dove lui ha pubblicato queste cose. C'è un libro di La Terza sulle lezioni di merceologia, però la Città dei rifiuti esce da Edi Pulca, Le merci e i valori da Iacabuc, cioè, quindi sono editori. Peraltro, però, tutto il suo archivio e quello della moglie Gabriella, che fu una collaboratrice instancabile, morto prima di lui, sono presso la Fondazione Micheletti di Brescia. Quindi chi vorrà avere notizie, chi vorrà studiare, certo, Brescia non è una città che si può raggiungere facilmente in Italia, però credo che abbia un sistema informatico molto attivo e quindi posso fare molte richieste. Giorgio Nebbia era contento di questa ripresa dell'agricoltura in senso biologico, questo va detto, perché la sua lotta contro i pesticidi, gli erbicidi, era stata veramente grandiosa, era stata instancabile, era stata coraggiosa, perché, come diceva sempre, io studio le merci e i cascami delle merci poi vanno a inquinare. E i pesticidi purtroppo non sono cascami delle merci, ma sono un prodotto industriale volto a impestare l'agricoltura anziché toglierla da questa situazione di vera e propria peste che sono i parassiti e altro. Ecco, quindi lui è riuscito a condurre abbastanza avanti anche questa battaglia, una battaglia che lo studio poi di certe cose particolari gli ha consentito anche degli errori,
dagli errori, dice, per esempio, si fanno tante cose. Nel secondo dopoguerra si cominciano a scoprire tracce di pesticidi nel cibo che finisce in tavola. Nel 1962 il famoso libro di Rachel Carson scrive un libro che farà storia, Primavera silenziosa, no? È la primavera che resta muta, resa muta dallo sterminio imprevisto di tante forme di vita che costellavano i campi agricoli prima dell'uso del massiccio dei pesticidi. E non è finita lì. Le sostanze incriminate cominciano a essere trovate, scriveva anni fa, nel corpo umano, perché si accumulano nei grassi. Ricordo, dice lei, lo scalpore citato dal titolone di un grande settimanale anglosassone, accompagnato dalla foto di un seno in cui si diceva che nel latte umano il contenuto di DDT era superiore alla soglia massima ammessa. Quindi le mamme erano fuori legge. Il DDT era servito agli americani, per esempio in Italia, per debellare la malaria, però a quale prezzo? Ad un prezzo altissimo di superinquinamento poi delle siepi e del tutto ciò che era agricoltura. Quindi i pesticidi entravano nella catena alimentare e quindi aver provocato con questo una crescita di agricoltura biologica è un altro aspetto importante. Un altro potente allarme fu quello del 66, col disastro di Rick Mesa di Seveso, di cui si occupò molto Laura Conte, di cui ho parlato poco fa, e di cui si occupò anche Rembia, e che è stato associato, ogni fuga di diossina ormai viene associata a questo dramma che fu vissuto dall'intera Brianza. Allora, io vorrei chiudere con un ricordo particolare di Nebbia. Lui veniva al giorno come Giulio Macacaro, ripeto, pioniere della medicina preventiva, con straordinaria umiltà. Non era affatto un santone, non era uno che si metteva a predicare. Come tutti gli scienziati veri, era davvero un allievo di Lewis Mumford in questo, era uno che non era assolutamente un sopracciolo. E che, pensate, concludendo, che Giorgio Nebbia ha dato un contributo anche importante allo sviluppo delle energie rinnovabili e a quello della dissalazione delle acque marine per dare acqua potabile, per esempio in isole che sono assolutamente sprovviste d'acqua. Dicevo poco fa che da giovane merceologo, addirittura a metà degli anni 50, aveva già rapporti internazionali per lo sviluppo delle applicazioni di energia solare, in particolare per la dissalazione. Membro della piccola comunità solare italiana, il futuro solare, diceva, nel 1960 aveva sperimentato distillatori sulla terrazza dell'Istituto di Merceologia Bari e il solare ai giardini Margherita della sua Bologna. Per dire. Aveva anche una teoria curiosa, interessante però, diceva: state attenti a considerare il PIL come il metro dello sviluppo, perché c'è un'isola, dice, nell'Oceano Indiano, dal nome strano, dove che ha uno dei PIL più alti del mondo perché gli indigeni scavano e continuano a vendere dei fosfati particolari che sono comprati ad alto prezzo. Però in realtà vendono il territorio, vendono la terra, vendono se stessi. E quando i fosfati saranno finiti, il loro PIL crollerà a zero. E questa è la dinamica capitalista.